Nova a tutti, Samiri e Samire! Benvenuti in questo nuovo vlog! Oggi è il 17 maggio 2024 e sì, ragazzi miei, oggi inizio a vloggare perché poi il 22 di maggio vado a... Lo scoprirete ovviamente. Ho già prenotato l'assistenza, non vi ho coinvolto stavolta perché questo è il secondo viaggio che farò. L'unica cosa è che vi dirò, scusate l'emozione, è che andrò a trovare una persona speciale per festeggiare il suo compleanno, ok? Quindi state preparati, stay tuned, perché ne succederanno delle belle. Sono veramente, veramente, veramente felicissima. Non avete idea di quanto io lo sia. Perché la felicità a volte si mostra così di botto, si mostra quando meno ce l'aspettiamo. E allora... La cosa veramente molto molto bella è che la mia autonomia sta iniziando a prendere un po' più di strada, cioè non so se voi mi capite, ma veramente l'essere autonome in generale è uno dei traguardi che sto raggiungendo gradualmente con il percorso di terapia che sto facendo. Ma bando alle ciance, io sono emozionatissima di dirvi che oltre a questa persona molto speciale, il 23 maggio sarà il suo compleanno e appunto io sto lì fino al 24 e sì ragazzi, starò via 2 giorni per dimostrare che per dimostrare a mio padre che comunque nonostante tutto ci possiamo muovere attraverso le prenotazioni dei servizi di assistenza delle persone non vedenti. Quindi aspettate un attimo, se vedete la ripresa un po' movimentata è perché sto preparandomi per studiare oltre a vloggare. Sapete perché vi volevo portare qui subito? Per documentare tutte le mie emozioni prima del viaggio. Io vi assicuro che davvero sono impaziente quando devo viaggiare e per gli amici si fa tutto. Quindi questo è quanto, ci vediamo sicuramente più tardi. Eccomi ragazzi, so che è tardissimo, è mezzanotte e aspettate un attimo, mezzanotte e 11 del 18 maggio, sì 18 maggio, beh ormai 18 perché è mezzanotte. E scusate, non ho più filmato prima, ma tra una cosa e l'altra, perché sto studiando per il test di ammissione all'università. E allora io sì, sono qui a condividere ancora una volta le mie emozioni per quanto riguarda il viaggio. Questo sarebbe il mio secondo viaggio con l'assistenza alla sala blu e sono veramente fiera di tutta questa autonomia che sto raggiungendo. E insomma, magari domani vi aggiorno come sta andando, come saranno le mie emozioni e nulla. Allora ragazzi, scusatemi se ho registrato solo adesso che sono le 9 di sera, letteralmente. Aspettate, dico l'ora precisa. 21:58, le 22, quasi le 10 di sera, perché ho dovuto fare delle cose. Comunque le emozioni sono sempre più intense perché questo è il secondo viaggio che farò da sola in treno. Oggi è il 18 maggio. Mamma mia,
Nel mentre io passeggio con i miei parenti, perché giustamente sono venuti a trovarci, c'è un vento pazzesco e ha piovuto pure. E in questo breve istante potrei dirvi che non sono emozionata, ma sono emozionata perché fra 2 giorni parto per Puglia. Madonna, ma che freddo fa! Non è possibile! Sentite il suono della natura, il suono del lago. Ascoltate. È molto molto particolare. Ci sono anche dei cigni. Sentite il vento abbastanza fresco. Si è fermato. Scusate, ma ieri non ho potuto più filmare perché, vabbè, diciamocela tutta, non me la sentivo. Allora, ragazzi, praticamente, per chi non l'avesse capito, sono a Como. Nel mentre mi sto riprendendo con la camera posteriore ed è un po' difficile, no? Tutti che si fanno le foto e quant'altro, ma io dovrei tornare perché devo fare una cosa, dovrei tornare a Milano a breve, però appunto se non si muovono questi. C'è un vento della Madonna. Ragazzi, manca solo un giorno alla mia partenza. Scusatemi, non ho ripreso niente in questi giorni proprio perché ero presa nel prepararmi psicologicamente a questa partenza che avverrà domani mattina. Madonna santa, sono in ansia davvero tanto. Mi sa che proprio non dormo. Vediamo come sto, va bene? Ok ragazzi, non mi vedrete per niente, però veramente sono in ansia. Cioè, è quasi mezzanotte, però vabbè, manca pochissimo. Allora, sto parlando in ASMR, cioè... Raga, sto cercando di dormire, ma porca miseria, non ci riesco, cioè, assurdo. Tutto il mio splendore, sì, quel cavolo. Allora, buongiorno. Che poi non è neanche un buongiorno, perché vabbè, cioè, non è solo un buongiorno, è un buonissimo giorno, perché per me questo è un dia molto speciale, però va bene. Cioè, sto letteralmente sbiascicando, ma va bene. Comunque, adoro. Una guerra che fa male, ma scusate, mi sto cantando la canzone del mio amico che dovete assolutamente scoprire. Si chiama Real Girl e iscrivervi al suo canale, veramente non mi piacerà troppo, però dovete ascoltare per esempio No alla guerra, perché nessuno l'ascolta stranamente, però è molto bella come canzone. Mi sono contenuta fino all'ultimo, però mi ha fatto fare, non riesco a spegnere anche il PC perché dovendo via
mangiare, poi comunque non portando il PC appresso. Allora poi non mi serve. E niente, mi preparo e ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, sono pronta direi. Mi manca solo da mettere una cosina in valigia. E i caricatori. Ah no, aspetta, in realtà mi manca solo un caricatore. Da mettere, ovvero questo caricatore che sto usando adesso, e basta. Oddio, devo togliere questa e mettere questa in borsa. Sì, mancano solo questi due caricatori, cioè queste due cosine, e poi sono pronta direi. Sono in stazione. Ragazzi, mamma mia, sono emozionata, non vedo l'ora di assolutamente di viaggiare. Qua ho la mia valigetta rosa con il fiocchettino marrone, molto molto rigorosamente fashion. Mi sono vestita totally rock, perché vabbè, ho letteralmente i jeans strappati, più la giacchetta proprio da rocchettara abbinata ai jeans. E niente, ci siamo un attimo fermati a fare una colazioncina al volo perché sto morendo letteralmente di fame, sono agitatissima. Da brava cecata sono salita sul treno. Esatto, anche le cecate salgono sul treno e partono da sole. C'è mio papà che si è allontanato, l'ho appena salutato. E niente, sì, a posto. Io sono in ansia. Oddio, se mi si schiaccia la brioche sono guai. Ok. Ragazzi, sto guardando un film che si chiama Un minuto prima, ve lo straconsiglio perché veramente, non so, a chi piace l'accento romano, veramente mi piace un botto. È per questo che lo sto guardando. E poi, vabbè, ci sono delle scene iconiche. Poi non vi spoilerò altro e niente, ok, che sono qui dalle 8.05 sul treno, quindi per passare un po' di tempo guardo il film, chatto, interrompo, riguardo il film, insomma piano piano, perché tanto tutto il tempo che mi serve è poco. Dai, sono le 10 e mancano solo 4 ore e mezzo. 4 ore e 49 minuti, non mi ricordo, però vabbè, sono emozionata. Tra poco mangio la metà della brioche che non ho mangiato stamattina, perché ho una fame da lupi e ho anche la gola un sacco secca. E prima mi stavo ascoltando le canzoni di Andrea Cerrato e troveremo un modo per di accorciare la distanza. Cioè, lì mi sono messa quasi a piangere, però meglio che non abbia pianto. 6 ore di treno non l'avevo mai fatto da sola, al massimo poi avevo fatto 4, 3 ore e mezza, 2, dipende dove vado di solito. E questo. Veramente ragazzi, nel frattempo ero stata chiata con le amiche, così
solo le idee vengono, cioè queste sono le idee, le scriverei una poesia. Adesso poi quando tornerò a Milano le scriverò. Non so se riesco, ok, a fare il timelapse, però non credo. Vabbè, mal che vada poi mi registro con casino. Persona, cioè in realtà questa sarebbe la prima volta che incontro il suo ragazzo, però va bene. È questo. Ok ragazzi, manca letteralmente un'ora e niente. E vai, sto per arrivare Puglia. Questa sarà la prima volta. Non so se effettivamente oggi faremo il giro, ma nel caso, vabbè, vi dico come andrà il viaggio. Cioè, come sta andando il viaggio? Sta andando letteralmente alla grande. Oddio, si muove un po' troppo il treno. Oppure sono io che ho i tremori al braccio, non lo so. Dai, manca pochissimo. Nel frattempo ho chiamato papà, queste cose. E le solite cose che fa un viaggiatore. Raga, ma che odio? Ma perché va così? Quando non c'è la connessione la odio, cioè l'ho sempre odiato, so. C'è dell'aria condizionata, veramente. Cioè, ho provato a dormire, raga, ma non... Cioè, ho provato a prendere sonno, volevo dire. Vabbè, tanto è la stessa cosa, no? Però non ce la faccio, è una roba... È impossibile. Però vabbè, stavolta non ho bisogno di... Non ho bisogno di andare in bagno, però nel senso... Perché sto... Oggi ho il vizio di parlare in... inglese, ok, dettagli. Manca poco, più di 40 minuti, ma comunque manca poco. Resistiamo. Andati a Foggia. Madonna, sono emozionata, io sono emozionata perché praticamente incontro la mia amica. No, che basta, comunque. Chi mi sente? Ok ragazzi, manca qualche minuto e sono arrivata letteralmente e basta. Oddio. 14:40, a 14:40, sì, mi dissocio. Adoro. Sto per arrivare, Marti. Oddio, che bello. Aiuto, sono emozionata, mi sudano le mani, my hands are, ok basta, are shaking, le mie mani letteralmente stanno tremando, ci vediamo direttamente quando sarò a casa di Marti, perché voglio godermi la sua reazione. Sono a Barletta, ma raga, se bar è stata letta, c'è anche il bar scritta, no? Perché potevo risparmiare queste cose, no? Comunque basta, sta arrivando l'assistenza. Ragazzi, come non detto, sono in macchina con la Marti, che è davanti a me. Ciao. L'ho menato appena ci siamo incontrati, no, sto scherzando ovviamente, e... casuale, vabbè, e niente, mi preparerò un abbraccio di gruppo che vogliono darmi, perché c'è anche il suo ragazzo e il mio maestro di teatro, Vince, e Ale, oddio, aiuto, no, la mia maestra, no. Ma perché volete gli abbracci di gruppo, ma io non lo so. Comunque ragazzi, fa caldo, io cioè così dal nulla Marti mi abbraccia. Non sei normale, hai qualcosa da dire Marti, visto che no gne. E niente, allora ragazzi, sto vloggando, quindi salutate. Ciao. Sono con questi due pazzi che vogliono abbracciarmi. Sì. No,
E domani ci saranno... Cioè, ho sbagliato, ma vabbè, voi capirete. Cioè, e domani mi abbracceranno anche quegli altri della comitiva, come ci hanno chiamato quelli dell'assistenza. Oh, c'è anche video domani. Oh no! Dicevo... No, non c'è video. Ah, strano. Strano che non c'è. Sì, non c'è. Arrivo. E niente, ragazzi, stiamo ascoltando Andrea Cerrato. Crime mia parola. Stelle nella scuola, no. Se sapessi il male che mi fai. Na 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 na. Martina che balla. E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira. Una canzone leggera che mi pesi sulla vita. Me la voglio ricantare fino a farmi lacrimare. Finché una guerra d'amore vale come una partita. Sì, ma il verso non è. Se non avessi un complesso, morto che cammina. Quasi lacrimosa. Ah, ho sbagliato. Come il fuoco inizia a farmi male. Ho questo d'amore. Marti, ma sicuri che a mezzanotte riusciamo a fare casino? No. Vabbè, tipo mantenendo questo volume? Bassissimo. Vabbè. Che bello ascoltare la musica insieme, eh? Come, come, come. Male, male, male. Un'altra storia. Ma Spam, non so che ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Na, 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 na. Sì. Alexa, ricomincia dall'inizio. Era bellissimo. Ho visto un posto dove nevica, dove la notte che ci illumina, non ci sono leggi della fisica. Un sogno magico. No, vabbè. Ho visto un posto dove nevica, dove la notte che ci illumina, non ci sono leggi della fisica. Sì, le scarpe. Ma anch'io senza lacci tutta la vita. Ma poi così, cioè, allora io, cioè, poi essendo di fretta. No! No! No, perché mangio un sacco di pollo. Marti, sappi che queste cose andranno a finire nel vlog. Bellissimo. Queste tue via così. E ormai, vabbè, ma si tratta di 30 secondi. No, no. Se non mi abbracci, no, aspetta. Se mi abbracci non lo cancello. Non si abbraccia. Ok, allora non lo so, vediamo.
No, dai, ma è divertente questo. Allora, ragazzi, noi ci stiamo preparando per cena perché noi andiamo in un locale. Come si chiama il locale? Capomulino. Capomulino, dovete. Cioè, se andrete in Puglia, ragazzi. Cioè, provate Capomulino. Oddio, sono. Cosa ho fatto io? Cosa combinare io? Ok, comunque adesso mi lavo i denti, mi trucco, vabbè, niente di che, un po' di mascara e niente. Ragazzi, non mi sono truccata completamente perché vabbè, cioè diciamo che mi mancavano un po' di cose. Cioè ho portato tre rossetti più un lucidalabbra, ma la cipria non l'ho portata, cioè sono veramente vabbè. Però intanto sono pronta. Ragazzi, allora vi devo raccontare sta storia. Adesso per trovare sto negozio abbiamo girato. Esatto. Praticamente ho visto vie che voi umani. Eravamo entrati in una strada tipo strettissima. Che ansia. Prima noi potevamo trovare sta legge. Veramente. Ah, e poi raga, cioè la strada in cui eravamo entrate era, mi metteva di un'ansia perché era abbastanza stretta. E poi Simo, come se non bastasse, ha detto ma magari c'è una pantagana laggiù. No, io odio quei cosi, li odio. E niente, raga, vabbè, adventure continued. Ragazzi, sono qui al locale Capomulino. Siamo tutti insieme. Io ce l'ho già. E ci stiamo disinfettando tutti. E nulla. Aspetta un attimo. Cioè non è un gel, ma è un disinfettante. Aspetta. E nulla. Allora, praticamente noi siamo in questo posto dove mangerò la prima volta il panzerotto vero, quello pugliese. Ragazzi, ci sono arrivati i nostri antipasti e letteralmente... Allora, vabbè, loro hanno preso... Allora, Martina ha preso le olive scolane, Simo ha preso i quadrotti di mozzarella, io ho preso i nuggets e ce li siamo scambiati. Sono più buoni i nuggets, però. Vabbè, ci sta, Sì. È tutto molto più buono. Vabbè, è il tipico, dai. Vabbè, tranne le olive scolane che sono tipiche da un'altra parte, però. Ragazzi, allora, come devo fare con questo? Da qui che mi costringe a mangiare i panzerottini dolci. Sono buoni. Ma non ci riesco. Dai cosa? Oh no, sto scoppiando. No, guarda che quelli fanno. Oh, tu non hai capito niente, io non ce la faccio più. No, tu non mi costringi. No, 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 no. Cioè. La prossima volta va bene, però madonna, ma come faccio? Niente ragazzi, non finiremo più. Ragazzi, allora, letteralmente stiamo ascoltando le canzoni di Achille Lauro. Siamo Achille Lauro e siamo rientrate a casa da poco, ormai da un bel po' di tempo, però sì. E niente, questo. Stiamo ascoltando mentre aspettiamo mezzanotte Samuele Bersani, che poi questa è la cover che avrei intenzione di fare, ma ok. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere tutti insieme. Ho sbagliato. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone in tutto il mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come mostro gli anni e anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposterà.
Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa. Registriamo il vlog. Aiuto. E niente, noi non siamo normali, ma siamo dei forti. Tutto a posto, Simo. Non posso. Scusate ragazzi, non sto parlando da sola, sto parlando con un mio amico. Una mano. Allora ragazzi, praticamente vabbè, vi racconto questa cosa. Praticamente sto andando a prendere appunto i bicchieri, dopodiché Marti fa per chiudere la porta, no? Stava cercando anche di fare piano e ho detto no, per non dire altro, perché veramente sto, vabbè, mi dissocio letteralmente, mi dissocio. Ok ragazzi, cosa stai facendo? Ma... che? Ma shakerato, raga. Shakerato. Che cavolo? Allora, aspettate. 23.59, mi dispiace. Auguri! Marti! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Miau 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 miau. Ragazzi, stiamo per Rail Bayliss, non combinare disastri, Simo. Aspetta, scrivi le scemo, stanotte non dormo, chiama lì sogni, tu suoni. Esatto. Che profumio. Ma come poco? Ehi! Poco, non è giusto. Eccomi. Sì, ce l'ho. Grande Simo. Aspetta, prima di ma cosa c'entra? Vabbè. Cincina tutti. No, aspetta. Chiuso. 3, dove sei Marti? 3. Aspetta, dove sei? Simo. Come stai? Ciao. Fai com'è? Ok, auguri! Buongiorno raga. Sentite i canti degli uccellini. Ci siamo appena svegliati. Ma perché ieri c'è... abbiamo bevuto 2 bicchieri di Bailey's. Ragazzi,
ragazzi, ci stiamo preparando tutti, cioè allora, io e Marti siamo già pronte, ci siamo scusa, ci siamo messe il vestito, ci siamo fatte carine carine e basta. Ragazzi, stiamo in macchina per andare a fare, aiuto, colazione fuori. Mi sa che ci conviene. Ragazzi, siamo al bar. Al bar. Allora ragazzi, noi siamo con tutta la famiglia della Marti, cioè con tutta la parentela, però ok, va bene. E niente, abbiamo fatto colazione, abbiamo mangiato, cioè lei si è mangiata una roba tipo pesantissima. No, un cornetto con la crema. Appunto. E un espressino freddo con panna e nutella. Appunto. Cioè, ditemi se non è pesante questa. Vabbè. E basta. Siamo in macchina, stiamo aspettando di andare in stazione, giusto? Perché andremo a Giovinazzo a trovare altri nostri amici, appunto. Io non sono pronta per l'abbraccio di gruppo, ragazzi. Cosa ridi tu? Cosa tu ridere? Ma cosa? Ma sì. Poi me la pagherete. Me la pagherete. E niente. Ragazzi, siamo sul treno e ho paura veramente dell'abbraccio di gruppo che ci sarà. Spero non ci sia. Ho paura. E niente. Ma che cosa? Un professore. No, beh. Where we are? Cioè, letteralmente, mi dissocio. Mi dissocio. Ragazzi, allora, sono qui con Vince e Ale. Sono i due fondatori della compagnia I Teatranti dello Stivale. Sì, della quale Pri non vuole più far parte. Esatto. Oh, ma non è qua. No, aspettate. Ma no! Ragazzi, avete appena detto una cosa. Come faccio a ci vi farla? Ci sta impedendo di... No, no, vabbè, che fa? Cioè, qui sta... Vabbè. No, comunque... Dov'è la libertà di espressione? No, allora... No, più che altro... Cancel culture. Io voglio i miei diritti. Comunque ragazzi, purtroppo non farò parte dei Teatranti l'anno prossimo, poiché io devo fare un motivo per cui oggi ti lasciamo qui in giro da sola. Comunque sono a Giovinazzo. Sono a Giovinazzo. Ti lasciamo in villa, Giovinazzo. Scusate. Oh, cioè, ma no, cioè, non posso tornare, a parte che dove iniziare all'università. E niente. Scarta i regali. Martina, scarta. Vai, poi ti devo dire una cosa. Vai, scartalo, di l'impressione, poi ti devo dire una cosa. Dillo nel video. Ho capito già che sto facendo un video. Sto rinquadrando, però boh, non riesco a inquadrare. Ma perché? Dai, scarta la carta. Dai, sorella. Dai, che mi stai crescendo la barba. Quella nel sacchetto. Ah, ok. Scarta la carta. Scarta la carta. Scartato, ma non sa cos'è. Volevo aprire 10. Apri. Cos'è questo? Occhio che. Come non lo sai? Dai, che è cos'è? Qualcosa... È un qualcosa. Allora, aspetta un attimo. Qua c'è. Sì. Pinguino. Ti hanno regalato. Madonna, ieri quanto rotto i coglioni. Ragazzi, siamo a pranzo fuori. Cioè, in realtà dobbiamo ancora ordinare, però vabbè. Stava per morire. Appunto, io stavo per morire perché voi sapete, anzi, voi non sapete questa cosa, ma sono allergica ai crostacei e muoio. Ragazzi. Ragazzi, stiamo letteralmente aspettando il cibo. E ho preso le orecchiette al suo. Martina, visto che diciamo non da. Ragazzi, stiamo giocando obbligo verità e non so che cacchio di obbligo mi faranno fare. Aiuto, che ansia! Allora, vai Vince. Allora, anche tu devi alzare. Oh mamma, aspetta.
Dio santo, aiuto, volo, okay. volo. No, puoi rimanere anche lì. Ok. Devi intonare 15 secondi di canzone. Canzone. No, quella che vuole lei. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto. Ragazzi, conosco finalmente il vero gatto. Il vero gatto, sto scherzando. Ragazzi, aspetta, rimangi un attimo. Il gattino del gatto. Dammi la manina. Oddio. Aspetta, ciao! Ciao, bello! Tocca la testa, vedi quanto. Che bello! Che carino! No, vabbè. Gatto peloso. È una palla di pelo. Un altro Baileys per il comple di Marti. Esatto. Mamma mia, che buono. Che poi usciamo da qui che barcogliamo Marti. Sto scherzando ovviamente. No, ma ieri. Esatto. Non ho registrato molto, ragazzi, perché vabbè, diciamo che mi sono goduta la giornata e niente, abbiamo festeggiato il compleanno con Vince e Ale e mentre mi stavano per salutare, ragazzi, sono scappata e poi vabbè, sono qui, siamo qui adesso nel treno e dopo andiamo a cena fuori con la sorella di Marti. Ok, Marti sta scartando altri regali. Scarta la carta, scarta la carta. Hai fatto i prodotti. Comunque mi sono niente gataca. Poi dopo andiamo in profumeria prima di cena. Siamo appena scesi da, in stazione. Adesso ci siamo seduti in biglietto. Fanno usare. No, Simo, dove vai? Aia. E niente, molto coccoso. Non c'è, Marti, non resisti proprio, apri i regali. Cena fuori. Solo che ragazzi, mi sa che mangio poco. Ti stai facendo un selfie? Un video. Oh. E ballo. Giusto per non restare ferma. E ride. Ok, avanziamo. Martina, vieni in fila, sai. Siamo rientrate a casa e niente, ci stiamo sistemando, però. Marti, muoviti! Arrivo cosa? E niente, raga, dobbiamo aspettare, perché dobbiamo mangiare la torta, ma penso di non farcela perché sono troppo gonfia. Troppo. Ce la fai? E niente. Qui ci stiamo ascoltando musica Chopin, di Chopin. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Martina, tanti auguri a te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! Ma c'è il bis! Accorciate di nuovo! Aspetta, è tardissimo, ma ok. Sono le 0.14. Cioè, loro hanno mangiato la torta, ma io mangiato un bel nulla, perché veramente oggi ho mangiato più del dovuto, cioè oggi barra ieri sera, ormai oggi è il 24 e questo sarà gli ultimi istanti in cui, madonna, però raga, questi giorni sono stati trascorsi bene, poi vi racconto quando sono a Milano cosa è accaduto nell'ultimo giorno, nell'ultimo soggiorno qua in Puglia. E
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ok, comunque mi dissocio. Mi lavo la faccia. E niente, ci siamo appena svegliati. Cioè, ci siamo svegliate prima della sveglia. Ok. Esatto. E nulla. Alexa, volume 3. Ah. Alexa, avanti. E quindi sì, ci stiamo preparando. Ultima colazione col gatto, vero? Mia. questo. Un po' di zucchero, grazie. Un pochino. niente. Sì, qui rimbomba tutta la cucina di Marti perché è una casa enorme questa, cioè, veramente. Non lo so, mi ci perdo. E basta. Ragazzi, ci stiamo preparando e letteralmente questi giorni sono volati. Però siamo stati veramente bene. Molto molto bene, direi. Ho caricato anche il power bank. Adesso poi metto via le cose. Che aspetta. Vabbè, lo spazzolino lo devo ancora usare, quindi aspetto a metterlo via. E questo. Continuiamo a prepararci. Ragazzi, siamo in macchina. Madonna, sono, cioè, è arrivato proprio il momento di salutarci, letteralmente. E c'è Marti che miagola. Ah, non lo so, dobbiamo ancora organizzare. Pensa giugno. E nulla. Questo sul treno, ragazzi, è con il mio migliore amico. Madonna. Ciao. È appena successa una cosa. Praticamente è imbarazzantissima, però. Veramente. Che vuoi dirlo tu, Simo? Niente, praticamente il controllore non ci viene a dire per i posti e uno dei due posti non era, diciamo, il nostro, ma c'era un sistema di così, la sala blu. Esatto. E stava chiedendo all'altra signora se fino a, visto che io scendo a Bologna e lei scende a Milano, ha detto no, sai, li fa stare vicino il ragazzo, la sua ragazza, così. Vabbè, io subito ho detto no, guardi l'amica. Ah, lei. Ah, ok, quindi vabbè, fate stare vicini ai ragazzi, la signora è gentilissima, sì, è così. Sua mini ragazza. Mini gaff, però veramente volevo sotterrarmi, chi sa, ho detto, oddio. Addirittura. No, veramente è stato imbarazzante. Piccoli avventurieri vennero scambiati per fidanzati a Barletta. No, va bene, ma che cavolo. E niente. Abbiamo ancora da passare, madonna. Cioè, ormai non mi ferma più nessuno. Io sto iniziando a viaggiare da poco, appunto, raga. E ok, ragazzi, abbiamo mangiato. Allora, l'avventura è questa. Un'altra cosa. Allora, siamo andati a questo bar perché, vabbè, c'era un bar chiuso, peccato. Perché, vabbè, Martina diceva che è molto buono. Sì, ho andato in un altro bar, sempre vicino alla stazione. Specifichiamolo, perché scusami, come mi fai ad avere il bar al treno? Giustamente. E gli dico che, appunto, abbiamo preso da mangiare. Apriamo, troviamo il sacchetto di carta dei panini bucati. Il mio tramezzino al tonno e pomodoro era tutto sfaldato. Cioè, tutto sfaldato. La farina tutta. Ma veramente? Cioè, non lo so. Io non lo so. Ma che problemi. Ragazzi, la sfortuna è con noi. Il treno farà 28 minuti di ritardo. Per cause. Vabbè, non ne parliamo. In più mi è venuto il ciclo pure il viaggio di ritorno. Madonna, si può? Devo sapere perché? Cioè, non lo so, ma perché? Vabbè, mi dissocio. Io e il mio migliore amico.
il mio migliore amico, ci salutiamo. Perché è arrivato a Bologna. Uffa, vi faccio un'altra ora. Cioè, vi farò un'altra ora da sola. Wow. Bello. Non sto scherzando, ovviamente, però... Coincidenza? Ah, beh, sicuramente. Sì, sicuramente sì. E nulla. Che è successo? Ma che... E nulla, raga. Dai, sono le 17:51, ragazzi. E niente, comunque, insomma, sono quasi arrivata. E I'm not... No, ok, basta. Comunque, sono qui. Ragazzi, vi confesso, scusatemi una cosa, sto imparando piano piano la lingua araba, ma è difficile, non so, penso che mollerò, però magari a distanza di qualche anno ci proverò e niente, a parlare proprio non lo so ancora, però alcune frasi romantiche la so, cioè le so dire e niente. Ecco cosa fare quando si è in viaggio in treno, coltivare i propri studi, vabbè, anche se non ho studiato proprio l'arabo, ma ho studiato altre lingue come lo spagnolo, e usare ChatGPT al meglio, insomma, e questo. Ragazzi, sono arrivata a Milano e niente, insomma, però sono qui che mangio al McDonald's e sto bene e nulla, questo è una casa. Bene ragazzi, allora sono veramente felice di questo viaggio. Allora, ieri cosa abbiamo fatto prima di andare a cena, oltre all'obbligo verità? Si è parlato tantissimo sicuramente del fatto che io sia una persona... cioè, dicono gli amici che sono una persona bella. Ditemela pure, ma non penso di esserla. Abbiamo parlato, a parte che, appunto, il mio maestro di teatro mi urlava contro, ma non perché è arrabbiato, ma semplicemente perché lui è letteralmente pazzo. Questa è stata un'avventura letteralmente pazzesca e noi ci vediamo in un prossimo vlog. Scusatemi se ho fatto questo racconto breve ma intenso, ma quando una cosa è veramente bella da ricordare me la voglio tenere tutto per me. Tanto vedrete qualcosa in questo vlog. Ciao!